Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Scusate se parlo in maniera proprio esaurita e veloce, ma è la seconda volta che giro ovviamente il video. Infatti ho tutti gli sguacci in mano, stavo parlando da sola praticamente. Fatemi un applauso, lasciatemi un like solo per questo, ovviamente. La serie 6 è veramente stupida. Oggi volevo parlarvi un po' dei miei preferiti per quanto riguarda la cura e la detersione del viso, quindi la skincare e il trucco. Quindi il make-up per essere un po' più international. Allora, partiamo subito perché ho un bel po' di prodotti che ho accumulato, quindi non voglio perdermi in troppe chiacchiere. Allora, prima cosa parliamo della cura della persona skincare. Questo è un olio detergente struccante di Yves Rocher e Sensitive Camomilla da linea, quindi per pelli delicate. Io non ho una pelle eccessivamente delicata, ma amo gli oli per struccarmi, per struccare soprattutto gli occhi e le labbra, perché a me il mascara non va via con l'acqua micellare. Quindi ditemi voi come fate, voi brave ragazze. Questo è un olio struccante, appunto come dicevo, ha un inci piuttosto pulito e naturale. Ha un costo anche intermedio, comunque spesso si trova in offerta. L'unica cosa che non mi fa impazzire è l'odore, perché non c'è una profumazione aggiunta in quanto è per pelli sensibili. Quindi è estremamente delicato, però un po' puzzicchia, di classico olio, proprio tipo olio di semi, tipo come se prendesse l'olio di semi, quello che ho usato per cucinare, e ve lo spalmasse lì praticamente. Però la cosa molto positiva, a parte che l'odore comunque lo sentite solo nel momento in cui vi struccate e poi svanisce anche perché uno poi si va a lavare il viso, ma è anche leggero come olio, quindi non va ad appesantire troppo e non va ad appannare eccessivamente la vista. In più devo dire che quando lo si va poi a rimuovere con un panno e a sciacquare con il detergente si toglie comunque subito. Sia i residui di trucco sia i residui di olio. Quindi io sinceramente ve lo consiglio se come me non amate struccarvi con l'acqua micellare o con l'acqua detergente. Secondo me, per chi usa un mascara, ma anche poco, io non riesco a togliere, cioè comunque con l'acqua micellare lo riesco alla fine a togliere fondamentalmente. Però il problema è che vado a perdere più tempo e non ho voglia, e vado anche a, secondo me, stressare maggiormente le ciglia, perché tengo il dischetto applicato, poi lo massaggio, poi lo strofino, poi non si toglie il mascara, quindi passo il cotton fioc, quindi di conseguenza mi sento come se andassi a stressare maggiormente appunto sia gli occhi sia le ciglia. Di conseguenza preferisco questo, nettamente. Mi piacciono anche generalmente i bifasici. Poi un'altra cosa che sto adorando è praticamente la linea Hydra Vegetale, quindi il gel detergente che come vedete ho quasi finito. Questa è una linea per pelli normali, comunque normali o miste. Il tonico che sembra poco usato, ma in realtà l'ho diciamo usicchiato. In realtà ne ho diversi poi aperti. Adoro troppo il profumo, che secondo me è delicato, però insomma è il classico profumo di pulito. Poi ho anche il gommage, questo l'ho appena iniziato, vi dico la verità, l'ho usato solamente un paio di volte, però mi sembra che l'esfoliazione sia molto delicata, quindi lo utilizzo praticamente alternandolo al gel detergente, non lo uso come scrub strong, come scrub più forte una volta a settimana ne faccio un altro. Questo lo uso come se fosse un detergente, però con un'azione appunto, infatti si chiama gel esfoliante, lo dice il nome stesso. Sempre di questa linea troviamo la crema idratante Hydra Vegetal. E vi faccio vedere appunto il pack secondario. Questa è la crema idratante Hydra Vegetal nella versione leggera per pelli normali o miste. Dice di essere un gel idratante 48 ore, ma secondo me non ha una consistenza tipica da gel, come potete vedere. È proprio una crema. Sì, è un po' gelosa, però diciamo che si presenta sempre come una crema. Io ho fatto qua gli swatch degli ombretti e si assorbe subito, come potete vedere. Quindi adoro questo, perché io comunque ho la pelle che tende un po' a lucidare, non tollero le cose che fanno scia e devi stare lì un'ora. Questa è proprio veloce, facile, è profumata, non mi ha mai creato problemi, fastidi, eccetera. Ottima sia per la sera sia come base trucco. Quindi per me è un sì a 360 gradi.
Sempre come altra crema idratante, vi mostro anche questa della L'Oreal. Come vedete, ne è rimasta poca. Questo è un gel. Ora vi faccio vedere appunto la differenza. Come vedete, questo per me è un gel, mentre quello bianco per me non è un gel. Tutto qui. Adesso avrò la mano tipo più morbida del mondo, ringiovanita di 10 anni. Guardate che differenza. Non è bello, sto scherzando. Però per essere morbida, è morbida. Oh, anche questo è un ottimo profumo, però prevale quella di Bruichot. Ecco, questo è un gel idratante. A me piace utilizzarlo soprattutto al mattino, sia perché mi dà una sensazione di leggerezza e freschezza, sia perché ha una texture un po' collosa, che a me non dà fastidio personalmente, però poi sento come se il trucco. Quando vi truccate, ovviamente, perché non è che mi trucco ogni giorno, però quando mi trucco lo trovo ottimale anche come primer, perché appunto andando poi a mettere sopra non per forza il fondotinta, ma anche il correttore, la cipria, eccetera, sento quasi come se il make-up si andasse a stendere più omogeneamente e come se si andasse ad aderire meglio, ecco. E di conseguenza lo uso anche un po' a mo' di primer. Poi ultimo prodotto per la skincare è questo contorno occhi della Sien, quindi comprato da Lidl. Questa è una linea in edizione limitata all'alga. Scusate, si chiama Ocean Care. Ocean Care. È una mousse occhi. In realtà a me non sa molto di mousse, ma a me sinceramente sembra un gel. Spero che non mi cada. Come vedete è così un po' celestino. Mi stava cadendo. Ok. In effetti è un po' gelosa. Ad alcune so che non è piaciuto che è andato un po' a irritare. L'alga in effetti dovete stare attente perché non è, secondo me, un estratto che va bene a tutti. A me, devo dire la verità, mi piace sia l'effetto sia la consistenza. Tra le altre cose noto che quando lo stendo, praticamente il primo minuto ho praticamente tutto il contorno occhi tipo proprio lucido. Quindi all'inizio pensavo e dicevo, ma non è eccessivamente, cioè tipo a me piacciono le cose che si stendono in un secondo, ovviamente, ma un po' le dobbiamo massaggiare. E invece praticamente, non ve lo so spiegare, tipo questa cosa dura tipo un minuto, poi capita che vi guardate allo specchio dopo 5 minuti, praticamente avete tipo, non lo avete più qua, svanito. Però allo stesso tempo sento che comunque mi va a idratare. Vi ripeto, io non ho un contorno occhi molto secco, quindi questo per me va più che bene. E per il momento è quello che mi sta piacendo di più, devo dire la verità. Vi farò sicuramente un video anche dei bocciati comunque. Passiamo al make-up, cercherò di fare veloce perché ci metto una vita in realtà. Vi volevo parlare prima di tutto di questo fondotinta di Yves Rocher, è il numero 100 beige. Ed è Le Radieux, non so se riuscite a vedere, comunque ve lo faccio vedere nella sua bottiglietta in vetro, come vedete, appunto Le Radieux. È un beige molto chiaro però, va bene sul mio incarnato, ha il dosatore così e poi praticamente si gira per chiuderlo. Allora, non so se voi ne avete sentito parlare, in effetti io ne ho sentito parlare solo bene. Comunque, a me questo piace perché è un fondotinta che va a uniformare la pelle, ha una medio-bassa coprenza, quindi non va bene se avete grosse cose da coprire o se vi piace proprio una base molto più strong, strutturata. Però mi piace il fatto che vada a dare un effetto bello alla pelle, uniformità, però allo stesso tempo leggerezza e luminosità. Quindi sembra quasi una sorta di BB cream come consistenza, solo che ha un effetto comunque secondo me un po' più coprente rispetto a una BB cream. E mi piace il fatto che sia anche modulabile, leggero, e in effetti dà questo effetto molto naturale, molto luminoso, molto in linea con i tempi perché appunto sì, non vanno più tanto quelle basi appunto come vedete, molto strong. Poi soprattutto in primavera diciamo che ci alleggeriamo anche un po', però io l'ho usato anche in inverno e mi è piaciuto. Correttore, l'anti-cerné, sempre di Yves Rocher, non vi parlo bene di tutti i prodotti Yves Rocher perché non mi pagano e perché sono presentatrice, ma appunto sono sincera in quanto c'è anche un prodotto che non mi ha fatto gridare al miracolo, infatti non l'ho inserito e forse ve ne parlerò nei prodotti bocciati, anche se non è bocciatissimo, però nei prodotti bocciati è nì, cioè quelli che non mi entusiasmano magari, ne prendo un po'.
Questo è appunto idratante, è liquido, la colorazione è sempre la numero 100 beige, è un ottimo colore, né troppo chiaro illuminante, né troppo rosato pesca, né troppo scuro. Per me va appunto bene. Lo amo perché è appunto idratante, ha una consistenza leggera, allo stesso tempo è coprente. Non coprente tipo che copre l'impossibile, medio coprente. Però mi piace perché non va a creare delle pieghe che prima non esistevano nel tuo occhio, non vado a appesantire troppo la zona, però va a coprire, magari ecco, a illuminare quella zona dove avete l'alone e quindi rende subito tutto molto più luminoso, più, cioè dà anche un effetto meno stanco allo sguardo, ecco, se possiamo. Per parlare sempre del viso, vi voglio parlare di questa palette di Astra, questa si chiama la Mauve Romance. Quindi la Romance Malva, che poi non è proprio malva, però. Allora, qui abbiamo un blush che è sul color Borgogna, più che malva, io direi. Questo blush è molto carino, mi piace soprattutto la terra perché è neutra, né troppo calda né troppo fredda, è media anche come colore, non troppo chiara né troppo scura. Questa è una cipria, niente di che, sinceramente. Questo è un illuminante che è invece sbagliato, proprio meraviglioso. Il blush pure ottimo, è un colore un po' particolare in effetti, un po' freddino, però si può diciamo mettere leggero o intensificarlo, è molto sfumabile, quindi sono anche facili da lavorare e mi piace l'idea perché voi potete portarla come palette viso e avete tutto in una palette e poi potete usarla anche per gli occhi. Ovviamente non vi usciranno dei look come delle palette tipo alla Natasha Denona, però per quei giorni in cui state magari fuori, un weekend, qualcosa, e non avete molta voglia di truccarvi, scusate, non avete molto, magari anche tempo, molto spazio nel bagaglio, e quindi è ottimale perché fate due in uno. Ultima cosa per quale non vi voglio tenere più di tanto sul viso è questo blush di Kiko. La linea è Ocean Fill, è il numero 1, come vedete è un pesca corallo luminoso. È di un'edizione limitata vecchia, però ve la faccio vedere perché oltre ad amarlo, Kiko ripropone spesso le stesse limited edition, non le stesse identiche, magari colori diversi, però questo tipo di blush lo porta sempre. La cosa che mi piace tantissimo è il fatto che dà colore, questo è un colore leggero, quindi non si vede tantissimo, dà quel tocco di salute. Ed anche quel tocco di luminosità, però io che comunque un po' di pori dilatati ce li ho un po' la pelle anche lucidina che tende a lucidarsi, non ho mai riscontrato problemi perché questa luminosità è come se si fondesse al 100% con la pelle, quindi dà un effetto luminoso che sembra molto naturale, molto tipo vengo da dentro, dalla tua grande personalità luminosa. Vabbè. Quindi quando io ho fretta e voglio qualcosa che stia bene, che dia solo un tocco di salute e di luminosità, però senza dover mettere contouring, illuminante, 10 strati di illuminante, spray, eccetera, metto un tocco di questo e esco velocemente. Come vi dicevo, vabbè, per l'illuminante vi cito questo della terra. Non so cosa mi sta succedendo, forse registrando il video due volte, tipo, mi sta tirando un po' la gola, non lo so. Comunque. Poi parliamo degli occhi. Vi faccio vedere prima le cose un po' più grandi. Questa è la Chocolate Bar, una palette di Too Faced. Allora, per me è una novità. Per me è una cosa. È arrivata, diciamo, nel periodo di gennaio, però ovviamente vivendo questo grande periodo non è che mi ci sono truccata tantissimo. L'ho scoperta un po' in primavera. L'ho utilizzata, a dire il vero, anche per realizzare quel make-up ispirato ai Maneskin di Sanremo. Non è una novità però sul mercato, penso che la conosciate, si trova sempre da Sephora per chi non lo dovesse sapere, e i colori sono questi. Cioè questa è la meraviglia delle meraviglie. Mi piace sia il fatto che da questo lato ci siano tutti i colori naturali, quindi il marroncino, il nero, il panna, il beige, insomma, e quindi potete fare anche un look tranquillissimo, una base opaca. Poi invece tutti questi altri colori, c'è questo argento pazzesco che vi ho fatto vedere prima, ma adesso mi è scocciato farvelo vedere. Poi ci sono dei colori che non ti aspetti, non scontati, tipo il verdone, il fucsia. Scusatemi.
E poi c'è questo argento che è pazzesco, Iori. Niente, io non so che cosa mi sta succedendo alla mia gola. Velocemente vi faccio vedere anche questa di Makeup Revolution. Sono tutti colori opachi. Non c'è bisogno che mi perda più di tanto. Adesso vi mostro in breve i rossetti. Tra i rossetti stick, uno tra i più utilizzati è questo di Kiko. È della linea classica degli opachi. È il numero è il 600... No, 316. 316, scusate. È un perfetto nude, però ha una punta di pescato corallo che lo rende, secondo me, adatto anche alla primavera. In realtà io non ho molte stagioni, nel senso che a volte ho voglia di un rossetto nero anche a giugno, a volte ho voglia di un rosa, non lo so, a gennaio, cioè. Però, secondo me, se siete molto influenzabili dai colori primaverili, questo è un ottimo cambio. Poi amo i rossetti We Makeup perché sono appunto opachi a lunga durata e non mi vanno a sbordare con mascherine e robe varie. Questo è il numero 27 nello specifico ed è un rosso secondo me pazzesco. Vi mostro quantomeno lo scovolino così vi rendete conto che rosso da paura praticamente sia questo. Ottimale. Uno dei recenti amori, però, è questo, come vedete, dal pack, diciamo, particolare perché è fatto in collaborazione con Camiak ed è praticamente umile. È un nude piuttosto caldino, però anche con una punta di rosato. Lo sto adorando, è quello che indosso, quindi non c'è bisogno di farvelo appunto vedere più di tanto. Questo è uno dei nuovi amori. Poi, da citare sempre sono i rossetti liquidi di Maybelline per lo stesso motivo, che sono a lunga durata, sono opachi e non si muovono. Questo per esempio è il numero 80 Ruler, che è uno dei più utilizzati da me. Poi per finire un altro prodotto, diciamo degli ultimi tempi, è questo Burro Cacao Balsamo Rossetto di Labello, che si chiamano Crayon se non mi sbaglio, ha la punta così, è rosso. Anche se devo dire non è un rosso pieno, ma è un rosso più che altro, vi avevo fatto lo swatch, ve lo rifaccio. È un rosso più corallo, leggermente aranciato. Ha un profumo pazzesco di frutta, sì, tipo di frutti, non so se è proprio rosso, sa tipo più di albicocca secondo me. È veramente carino. Questo diciamo che non va in giro, però dovete comunque metterne poco e dovete leggermente tamponarlo con una velina prima di mettere la mascherina perché potrebbe magari andare a sbordare. Però non mi ha creato problemi. È l'unico prodotto non opaco, non liquido che praticamente indosso con la mascherina. Per quanto riguarda questo rossetto è opaco, quindi diciamo che è sempre lì. Basta tamponarlo leggermente con una velina per rimuovere l'eccesso e poi comunque un po' rimane sulla mascherina in un leggero alone, però sono facilmente lavabili e poi diciamo che non mi vanno a sbordare, quindi l'importante è che io non mi ritrovo la faccia tutta decorata. Poi, detto questo, che cosa volevo farvi vedere? Ok, la matita di Huda, questa sul marroncino, che io metto in combo col rossetto. Ecco, non lo vedevo, scusate. Con questo rossetto di Huda Beauty. Questo si chiama Board Meeting. È un marroncino proprio anni 90. Questo è per quando ho voglia di anni 90, proprio 90s love. La combo perfetta. La matita leggermente più scura, ma non troppo, tipo stacco di quelli tipo signora con la matita scura e il rossetto chiaro, perché non si fa questo, sappiatelo. Dà un leggero effetto volumizzante, degradé, bisogna comunque sfumarlo un po' per non avere un stacco troppo netto. Poi, mascara per gli occhi, questo qui di Kiko. Vi faccio vedere, stavo facendo vedere pure quello di Benefit insieme. Questo è lo scovolino. È un ottimo mascara. Questo faceva parte di un'edizione limitata, però secondo me Kiko ne fa spesso di simili. Scusate se è zozzo da morire. Non ricordo neanche, cioè qui c'è scritto 02, ma non ricordo qual è l'edizione limitata. Forse qualcosa legato alla Sicilia può essere. Comunque ne fa spesso di simili. Io comunque mi sto trovando bene con questo, quindi dovevo dirvi la verità. Poi, per le sopracciglia, questo, anche se con la frangia non la faccio molto spesso, devo dire, non tocco le sopracciglia praticamente.
Però quando voglio essere proprio al top, metto un po' di questo mascara marroncino e le sopracciglia sono pettinate, leggermente riempite e diciamo definite, anche se vogliamo un pochino. Poi, per finire, cosa vi volevo far vedere? Vi ho fatto vedere tutto, tranne... Ah sì, ecco. Abbiamo questi matitoni di Kiko. Questi sono i classici matitoni stick di Kiko. Questo è un colore, diciamo, esemplificativo, perché in realtà ne ho usati diversi, anche uno blu e uno color smeraldo. Questi praticamente li potete usare o come ombretto senza zero sbatti, perché lo mettete, lo sfumate col dito e avete un trucco già, oppure lo potete usare come base per un altro ombretto, per intensificarlo, per farlo durare di più, perché hanno una durata pazzesca. Oppure lo potete usare, lo andate a tamponare con un ombretto simile, stesso colore, luminoso o no, e poi andate appunto a definire e a completare il look magari con un'altra palette. Quindi detto questo, io adoro tutto ciò. Spero che questi prodotti piacciono anche a voi o comunque che vi abbia dato compagnia, ma anche uno spunto. Fatemi sapere quali sono i vostri prodotti appunto preferiti, se avete qualcosa da consigliare, dato che conoscete anche i miei gusti. Io vi mando un bacio e vi saluto. Fatemi sapere se vi piacciono i capelli perché ho sistemato un po' il taglio dal parrucchiere. Ciao!